Wonderful Day a tutti ragazzi, io sono Double Nub e sono qua col primo video su The Games Community. In questo video farò il primo episodio del playthrough o walkthrough o let's play di quello che è di Torchlight 2. Allora, questo qua è il primo episodio e dato che è il primo episodio, come c'è scritto nelle regole, devo dire che... Allora, io sono Double Nub, come detto prima, faccio parte di un group channel che si chiama The Double Gamer, con altre tre persone, Double Master, Double JD e Double Bubu. E ho deciso di andare su YouTube perché vedendo i video delle persone che seguo e che seguo anche tuttora, che seguo anche tuttora, ho pensato, dato che ci sono un casino di persone che cercano di fare video su YouTube e ci riescono più o meno quasi tutte, almeno ad avere un piccolo successo, almeno un discreto successo, perché non provare anch'io? Tanto non costa niente, almeno se si gioca su PC non costa niente. Cioè, per fare video sul Xbox costa un bel po'. Allora, quindi direi che possiamo incominciare. Dopo che ho detto le mie motivazioni, possiamo incominciare. Allora, cominciamo con scegliere la classe. Allora, io... controlliamo un po' tutte le classi che ci sono. Allora, l'ingegnere... bruttissimo, cioè, pessimo. Davvero pessimo, fa davvero cagare questo personaggio, perché... proviamo un attimino. Ecco, sembra un vecchietto. È un vecchio questo qua. Bene, questo qua, mago, magia. No, sono troppo stupido per utilizzarla. Berserker. Questo qua cos'è? Una scimmia? Sì, è una scimmia, per forza. No, sono comunque abbastanza intelligente da poter dire che questo qua non lo utilizzerò mai. Outlander, usa le pistole. Perfetto, sei mio. Però non rasta perché fai abbastanza cagare, di la verità. Vediamo un po'. Ok, questa capigliatura mi piace. Sei biondo quindi come me, quindi va bene. Cambiamo... ecco, così va bene. Così direi che è perfetto. Inseriamo il chatter name. Double Nub. E possiamo continuare. Ok, ci fa scegliere il pet. Allora, bulldog. Questo qua, bavoso. Troppo bavoso fai. Cioè, diciamo che fai schifo. Faresti schifo pure a un ratto. Chuck Warrior. Sembri un incrocio tra un velociraptor uscito dal culo di un uccello. Bene, fai cagare. Almeno con questa grafica fai cagare. Papillion, non voglio avere fuffi in una serie. Ferret, molto carino, davvero molto carino. Sarebbe stato meglio però col Berserker, se devo essere sincero. Awok, sarebbe abbastanza intelligente per questo personaggio, però odio gli uccelli. Wolf, ho paura che mi mangi, basta, cioè tutto papale papale. Pantera, ci potrebbe stare, ma... sei nera e quindi porti sfiga. Il gatto direi che va bene. È perfetto così. Cioè, hai pure le righe, quindi ti chiamerò Tigro, dato che io ho sempre voluto un gatto, ho sempre voluto chiamarlo così. O meglio, l'ho voluto chiamare Zanna della notte, ma Tigro direi che è un pochino più normale. E quindi direi di dargli il nome Tigro. Perfetto. Scegliamo normale. Single player. Perfetto, ragazzi. Ok. Speriamo questo video venga accettato, perché io ci tengo tanto a questo, al mio canale. E soprattutto per la... soprattutto per poter avere anch'io un pubblico che mi segue e poter fare felice molte persone come mi stanno rendendo felice quelli che seguo io. Speriamo di rendere felice, di strappare un sorriso, almeno rendere un po' più chiaro la visione su questo gioco davvero molto carino. Adesso ora possiamo vedere il video iniziale di questo gioco. Donna che guarda una miniera. Le guardie che, impaurite, fanno un passo indietro in pratica. Ed esce un cavaliere nero. Perfetto. Questo qua mi sa che spacca il culo a tutti. Quella maga mi sembra abbastanza figa. Però mi sa, io tifo per il cavaliere nero, lo sapete. Io tifo sempre per i cattivi. Adesso chi arriva qua?
Il pelatone di turno, il guerriero. Non però non c'era la classe del guerriero in questo gioco. Senza occhio pure. Sei bruttissimo, amico. Ritirati, ti prego. Fa che tu muoia, ucciso da un fulmine. Qua tutto bello imponente, vedi? Sei davvero un figo, ragazzo. Perdi subito la spada, sei un coglione. E adesso che fai tu? Lanci una sfera. Bene. No, il nostro cavaliere non mi sa che è morto. Sei morto? No, non sei morto. Perfetto. Ok, hai spaccato in due la strega, che è morta, direi, sì. Hai spaccato pure una colonna, bravo. Qualcuno ti farà pagare le... Qualcuno pagherà per questo. E mi sa che sarà il nostro guerriero. Ok. Direi che ha vinto il malvagio, come volevo io. Perfetto. Ok, così finisce, dovrebbe finire il video iniziale. Molto bene. E dai. Ah, ok, torcia i due, perfetto. Bene, 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 bene. Ok, siamo qua. Con il nostro bellissimo tigro. Andiamo. Ah, questo qua è il pelatone di prima. Ok, perfetto. Boh, livello 7, livello 4, Superior Farmer's Shotgun. Non possiamo scegliere niente, vero? Ok, dobbiamo andare a fare questa qua. Dobbiamo andare nell'enclave. Bene, bene. Ok, andiamo di qua. Acto 1, Wake on the Alchemist. Non sono un genio in inglese. Ok, ratti! Oddio, che schifo! Ratti, morite. Broadsword. Non ce ne facciamo un cazzo, mi sa. Bene, bene. Li uccidiamo tutti con un colpo perché... Pocket pistol, che culo. Cos'è? Una pistola? Che non potremo usare fino a livello 3, che fa 30 danni, al secondo. Bene, una guardia morta. Altro schifo qua. Cosa cazzo mi lanciano questi? Mi lanciano le torce. No, sono degli arcieri, lanciano le frecce infuocate. Però fan cagare lo stesso. Perché noi li shottiamo insieme al nostro fidato gatto. Miau. Miau. No, non funziona. Si possono vedere i nemici attraverso le pareti. E anche noi ci possiamo vedere attraverso le pareti. Blu. Ok, Dead Vanquisher Guard. Oro nostro. Possiamo depredare i corpi dei morti, molto bene. Un motivo valido per prendere questo gioco. Che cazzo è quello? Oh mio Dio. Ah, Uruk-Tuk. Champion di me. Di cac. Di merda. Posso dire merda, vero? Sì. Ok, livello 2. Grud Cannon. Mana Potion. Chiave. Ok, No, no, aspetta un secondo. Ah, ok, guarda qua, andiamo un po' qua. Qua c'è un esercito. Che cazzo ci sono questi? Lanciamo i nostri dardi al mana. Cosa cazzo fanno? Non lo sanno solamente loro. Bene, io volevo un attimo... Ma vaffanculo, sti cazzo di schifi ratti di merda. Non mi lasciano... Non mi lasciano... Skillarmi. Sì, ti salvo la vita. Ah, sì, ti ho salvato la vita, ok. Allora... Pocket pistol. Bene. Vediamo qua cosa c'è. Barrel. Altra barrel. Con scroll. Ok, adesso possiamo livellare. Allora, ci mettiamo dexterity di più. Focus di più. No, ok. Dexterity un pochino più di dexterity. Ok. Possiamo andare anche di qua. Rapid fire. Ok. Esc e esc. Usciamo da qua. Vediamo se possiamo anche metterci questi. Ok, sì, possiamo. Cos'è sto qua? Ok, two-handed enchanted cannon. Che figata, un cannone abbiamo. Li spacchiamo tutti adesso. Preparatevi a morire, schifi. Schifosi. Ah, un ratto. Morto il ratto, non c'è più il ratto. Ok, dov'è che dobbiamo andare, amico? Ah, di qua dobbiamo andare. Perfetto, stavo già sbagliando. Abbiamo già un bel cannone a due maniche, pronto per spaccare il culo. Altri ratti. Ah, è un gigante. Ci hanno fatto un critico. Livello 1, vabbè, sono scoglioni questi. Vediamo qua cosa c'è. Vanquish.
Un casino di gold. Bene. Quindi quel nostro, il nostro fidato. Sì, però mi piacevano più le due pistole a me. Devo essere sincero. Vediamo le pocket pistol come si presentano. No, niente, niente. Sto cazzata. Sto facendo una cazzata. Allora. Pocket pistol. Cosa abbiamo? Savage pocket pistol. Conviene prendere queste mai dopo. Ok. Viaggiamo con due pocket pistol. Che sono abbastanza più fighe. Non so se fanno più danno, però sono abbastanza più fighe. Dai ratto, muori, brutto stronzo. Allora. Cosa c'è? Waypoint, Portal Fraud, Lightwood. Ok, abbiamo un cappuccio, siamo troppo fighi. Morti tutti. Prende questo e questo. Bene, il mio gatto sta facendo una strage insieme a me. Rocks. Cosa c'è tra le rocce? Un cazzo. Allora. Serve una pozione. Uno. Bene. 9 pozioni. Con un colpo li uccidiamo. Fire ammo. Dai, so che sennò ci moriamo. Level up. Sono già livello 3, ragazzi. Cosa abbiamo? Broadsword. Ok, vediamo un po'. Spiamo un pochettino qua. Ok, non possiamo skillare di più. Allora, cosa abbiamo preso? Una Broadsword. La possiamo... No. Cosa è questo qua? Knax. La possiamo indossare. Possiamo indossare un Knax. Cos'è sto qua? Fire... Cosa cazzo? Nel caso ci colpissero... Vediamo con questo equipaggiamento e vediamo cosa cazzo gli facciamo. No, gli facciamo un cazzo. Infatti siamo più portati per le pistole, si vede. Prendiamo un'altra pistola, facciamo prima. Allora. Tanto li uccidiamo uguale. Allora, vediamo un po' di andare avanti. Dove cazzo è che dobbiamo andare? Di qua. Ah, è un altro ratto di merda. Allora. Volete capire che siete già morti? Qua i ratti non capiscono che la loro sorte è segnata. Ok, abbiamo... Ah, abbiamo già fatto. Già fatto. Vediamo un po'. Allora, abbiamo di potenziarci un pochettino nella vitalità. Abbiamo tutto nella vitalità, dai. Per essere sicuri, su. Siamo a livello? Ok, dove cazzo siamo? Qua? Ah, siamo in città. Siamo in una piccola città. Niente, me ne frega niente quello che stai dicendo. Tanto non ti capisco. Allora. Che c'è qui? Niente, non c'è un cazzo? Ah, ok, no, c'è tutto qua. Vediamo cosa ci puoi dare, amico caro. Una... Io vorrei una un pistolone da stuprare. No, niente, non c'è un cazzo. Allora. La cesta qua, non c'è niente, non c'è un cazzo. Allora, quanto siamo? 13 minuti, mancano ancora 2 minuti. Vediamo cosa potremmo fare, andiamo, prendiamo un po' la città. No, non possiamo passare di qua. Allora, andiamo un po' di... non c'è, quello che vende tipo armature, aspetta, forse è il fabbro. Sì, sarà il fabbro di certo che venderà l'armatura. Eccolo qua, aspetta, eccolo qua, le armature. Allora, vediamo un po' di comprare qualcosa, tipo... Ah, giusto, di vendere questa roba qua. Tutto a parte il cannone, vendiamo ovviamente. E vediamo un po' di poter... No, costa tutto troppo. Anche un paio di pantaloni ci possiamo comprare. Siamo più poveracci, poveracci. Ma poveracci nel vero senso della parola. Non è neanche un'armatura, siamo praticamente nudi. Se non avessimo la nostra fida canottiera. Ok, dobbiamo parlare con questo qua. Con Eridan, the Grand Regent. Però direi che il video sta giungendo al termine. Quindi io vi saluto, abbiamo fatto la prima quest, la quest iniziale, visto il video iniziale, non mi rifai niente di quello che stai dicendo, quindi allora io direi di augurare il buon Double Day a tutti, di iscrivermi, di commentare, di mettere mi piace a questa grande community, e un buon Double Day a Double Nub. Ciao a tutti ragazzi.